cosa che c'è qua. Va bene, turno di riposo, il carranzare è stato fermo, vede le altre salire, continuare la marcia. Forse un po' di rammarico, rabbia, si sperava in qualche risultato favorevole. Bravo, io quando ho visto i risultati, sinceramente è stato un po' di rabbia, perché vedendo i risultati che si sono visti, la vittoria di tutte quasi, si sperava un passo falso. Però poi dall'altra parte, come ben sapete, noi pensiamo solo a noi, di vincerle tutte, ci siamo prefissati questo obiettivo e speriamo di portarlo avanti. Però questo dimostra che sarà più difficile del previsto forse arrivare più in alto, perché ci sono più squadre evidentemente capaci di potercela fare. Sì, sì, si sta notando questo qua proprio, che ci sono squadre che non mollano niente, sarà dura per noi ma anche per loro a questo punto, perché poi anche sotto sono squadre che stanno rafforzando e quindi bisogna giocarsela con tutti adesso. Però salta all'occhio anche il fatto che, di come le altre squadre vincono a differenza del Catanzaro. Sì, questo sì, soffrono, magari noi soffriamo di più perché magari giochiamo squadre che si vengono sempre a chiudere, oppure quando andiamo fuori casa sempre la stessa cosa, perché il Catanzaro è nome, blasonato, quindi tutti vogliono fare bella figura, e le altre magari di meno, ma non so quale partita ti riferisci in particolare, però io ti dico questa qua la sensazione mia. Una tattica quindi che applicherà anche domenica del Positano? Sì, sicuramente, io l'ho detto già, le squadre che vengono qua a Catanzaro si vengono per chiudersi, e quindi sicuramente ci aspetteremo una Bolitana chiusa nelle ripartenze, e noi dobbiamo cercare subito di chiudere la partita nei primi minuti del primo tempo. Senti, ritornando al fatto che c'è rabbia perché le altre continuano a vincere, però se da una parte c'è questa rabbia, questo rammarico, dall'altra si nota che per esempio l'Aquila e Vigor Lamezia, che sono diciamo le rivali del Catanzaro, hanno vinto con fatica, per circostanze fortuite, fortunose, quindi questo è un segnale positivo, lascia no, sperare. Sì, lascia ben sperare. Ma quello che conta alla fine sono i risultati. Il risultato. 4-0, con 4-0 la stessa cosa. Vinci, però magari, sai, come hai detto tu, sono partite combattute. Ci fa ben sperare perché magari ora tocca a noi, magari, io dicevo prima, se giocavano contro di noi sudavano il sangue, quindi facevamo fatica in casa, magari queste qua non lo so le partite come andate a finire. Riguardando la Mezza hanno fatto un tiro in porta, hanno fatto gol, mi è stato detto, però sono partite, hanno anche detto che ce l'hanno, meritavano di fare 9 gol, però sono partite, ogni partita ha una storia a sé. Quindi noi pensiamo al nostro cammino, a fare bene. Il centrocampo. Quanto è migliorato il centrocampo con l'inserimento di Giampaolo e Quadri? Sicuramente ne abbiamo giocato perché praticamente sono due giocatori importanti, ci hanno fatto fare quel salto di qualità e speriamo che continuino su questo livello anche per la rosa proprio del Catanzaro, quindi sono due giocatori importanti e ben vengano, come ho detto sempre. In fase di lancio quindi è più giovemente per gli attaccanti, più possibilità di andare in rete. Sì, ma io devo dire la verità, anche prima andavamo spesso a rete, cioè creavamo tante palle gol, adesso queste due partite, come si è ben visto, abbiamo creato tanto. L'unica cosa che dobbiamo finalizzare e concretizzare le molte palle gol che abbiamo e di chiudere le prime le partite. Nel Catanzaro segnano tutti, ma Isto ha fatto 2 gol a distanza di 2 domeniche. Si augura di ripetere magari domenica con il Volitano? Speriamo innanzitutto di continuare questa striscia positiva e di vincere la partita, poi con un gol di Maisto meglio ancora, però se non ci fosse ben venga la vittoria. Ma c'è bisogno dell'attaccante o no? Questa è una domanda che chiede alla mister. Tra bocche. Per me. Ma
gliel'abbiamo chiesto una volta, gli avete sei, una volta dice no. Vabbè. Indeciso. Mengoni, se ne deve parlare, scaramanzia o no? Due partite, 0 gol, 180 minuti di imbattibilità, l'augurio di protrarsi ancora per altri 90 minuti. Sì, fa piacere. Mani sopra il tavolo. faccio io. No, fa sempre piacere non subire gol, ecco. Ma non penso soltanto a me, anche a tutta la squadra, penso faccia piacere. Siamo la seconda miglior difesa del campionato, cerchiamo sempre di migliorare questo aspetto e guardando all'Aquila che è la prima difesa, cercando di sorpassarla anche in questo, non soltanto in classifica. Quando la prossima tabella? Speriamo mai. Cioè, Catanzaro hanno segnato tutto, ha segnato anche il 12esimo, il tuo secondo. Mancherebbe solo Mengoni. Ma io spero di... Speriamo non accada mai, ecco, perché vuol dire comunque mi tocca andare in attacco perché stiamo perdendo. Il ruolo del portiere penso sia quello di parare e cerco di fare al meglio quello. Ecco. Anche se molte volte una grande parata, magari alla fine della partita equivale a un gol fatto. Sì, sicuramente. Riccardo, chi te mette di più tra Paganese, Vivor e L'Aquila per il secondo posto? Beh, sono tutte ottime squadre. Abbiamo visto un po' la Paganese adesso che ha un po' di problemi a livello societario, comunque stanno tutte tenendo un buon ritmo, comunque sta a noi, ecco, se noi continuiamo a fare vittorie su vittorie penso che prima o poi qualcuno cede. Ecco. E la più grande sorpresa qual è, l'Aquila o la Vigor? Io penso la Vigor, perché comunque l'Aquila ha un ottimo organico, ha giocatori di esperienza, la Vigor invece sono giocatori giovani, sì, comunque gente di qualità, comunque penso sia la sorpresa maggiore, ecco.